mio canale. Questa mattina ho fatto una toccata e fuga molto breve da Tigotà perché mi sono resa conto che in casa mancava il balsamo per i capelli. Quindi non ho fatto una spesa, ma ho solo comprato due prodotti per i capelli che volevo farveli vedere. Uno è una conferma e l'altro è una scoperta, nel senso non l'ho mai provato, ne ho sempre sentito parlare bene e niente, volevo da voi un'opinione in merito. Allora, mi è stato dato anche il volantino con gli sconti che sono partiti il 7, quindi oggi al 31 di gennaio, vedete. E sinceramente non ho ancora avuto modo di guardare il volantino, lo guarderò appunto prossimamente e vedremo se ci sarà qualcosa di interessante. Ma nel frattempo volevo mostrarvi questi prodotti che ho comprato. Allora, il primo è questo balsamo per i capelli che è una conferma, lo compro, lo ricompro spesso, piace sia a me che a mia figlia in particolar modo, ed è questo di L'Oréal Elvive. Eccolo qua. Questo che è quello per Rapid Reviver, che è un balsamo intensivo istantaneo, cioè che lo metti e sciacqui immediatamente, non c'è ovviamente tempo di posa. Questo che io di solito compro è per capelli secchi e come dice nessun tempo di posa, uso giornaliero. Eccolo qua. È una conferma, ci troviamo benissimo, l'abbiamo già comprato non so se due o tre volte e niente, questo non può mancare appunto in casa nostra. Questo costa 2,99 euro e secondo me è veramente un prodotto molto valido. Ho visto che ci sono altri due forse tipi. Uno è per i capelli colorati, che quello ovviamente andrebbe bene per me, però vabbè, e l'altro non mi ricordo. Comunque, vabbè, questo è una garanzia e lo consiglio, cioè mi trovo molto molto bene. Il secondo è una balsamo maschera di Garnier, ultra dolce, la maschera al latte, eccola qua. So che molti di voi hanno già provato questa tipologia di prodotto. Ho notato che da Tigotà ce n'erano 4 di tipi di questa maschera al latte. Io ho preso questo, vabbè, latte vegetale bio al miele ricostituente, qua c'è scritto per capelli fragili e danneggiati. Ecco qua, vedete? Quindi rinforza intensivamente e senza appesantire il capello. Allora, ero un po' indecisa, cioè nel senso c'era uno anche al cioccolato, ce n'erano insomma 4. Io non sono rimasta lì un attimino a decidere quale comprare e ho pensato appunto di comprare questa tipologia di gusto, chiamiamolo così. Sono molto curiosa di provarlo perché come maschera per capelli ne ho sempre sentito parlare bene. Adesso non so se è quella al miele, quella al cioccolato oppure ce n'era un altro all'agave, qualcosa del genere. Se qualcuno di voi ha dei suggerimenti o dei consigli da darmi in merito sia a questa al miele che al prodotto in se stesso, li accetto ben volentieri e qua sotto nei commenti. Aspetto quindi delle vostre opinioni. Questo è una profumazione che tra l'altro è anche molto gradevole. Niente, la prossima volta proverò ad usarla. Il packaging è carinissimo, mi piace tantissimo. Niente, questi sono 250 ml di prodotto e questa qua è stata pagata 3,99 euro. Ecco, questo era il mio shopping oggi da Tigotà perché era uno shopping, una necessità perché mancava il balsamo in casa. Quindi questo è quanto. Io a questo punto vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video. Buona giornata a tutti.